2018 come se lo augura. Grande impegno per la città, lavoro, entusiasmo, perché abbiamo avuto un anno difficile con dei risultati importanti dal punto di vista formativo, e quello di migliorare sempre di più la nostra città, l'impegno di una squadra che ci credo e di un coinvolgimento popolare che è sempre più forte. Ma c'è un argomento il quale lei si augura che è portato in porto nel 2018 per Napoli? Miglioramento della qualità dei servizi e in particolare del trasporto pubblico. Nonostante tutto però la piazza è piena, questo è un buon segno, no? La piazza è piena, abbiamo portato la musica, ma ci sono troppe transenne. Io credo che l'immagine che viene fuori in tutto il paese è un paese che ha troppa paura. La sicurezza è un bene fondamentale del paese, ho l'impressione che ci sia un po' una corsa a mettere a posto la pratica e perdere il buon senso. Vedere la piazza di Torino vuota, vedere persone che non riescono a entrare in piazza e stanno tutte attaccate dietro una transenna con le reazioni anche quindi di mancanza di sicurezza, perché se stai dentro una transenna non c'è sicurezza. Questa immagine a me non piace. Ne parlai tempo fa anche con il ministro dell'interno, un paese forte deve avere la capacità di non creare tutte queste transenne. La cultura è respiro, è libertà, è partecipazione, è assenza di paura. La sicurezza si deve fare, si può fare, ma si può fare anche in modo diverso. Per quanto riguarda Napoli, proprio la sicurezza è uno dei punti dolenti. A Napoli la risposta di piazza è stata eccellente. C'è un lavoro quotidiano che si fa straordinario da parte delle forze dell'ordine, della città, la stragrande maggioranza delle persone per bene, il sindaco, insomma tutti noi dobbiamo fare in modo che il grande evento non deve diventare un momento di apprensione, perché altrimenti non si comprende, cioè non si comprende perché qua siamo circondati tra sempre e poi sul lungomare si sta ognuno mescolato all'altro, pure la piazza di Torino vuota, perché magari c'è stata un'incapacità a gestire un evento e oggi la gente di Torino può andare in piazza. Beh, l'immagine non piace, devo dire la verità. È una cosa che ha deciso il comune, è una cosa di ordine pubblico, quindi prefettura. Io stasera sto qua in una piazza piena di gente, nonostante diciamo la difficoltà da parte delle famiglie e delle persone di arrivare in piazza. Questa è una cosa, secondo me, che un paese forte deve saper superare, non è una polemica, è un dato oggettivo. Io lo posso da subito questo dato e lo continuerò a porre in modo forte. Napoli è una città politica, una città piena di cultura, che vuole affrontare i problemi di sicurezza in modo serio, non vuole andare, non vuole andare dietro a mettersi la pratica a posto. Grande impegno, di grande lavoro per i nostri territori e come sempre quando lavoro i risultati arrivano, quindi grande tranquillità, serenità e partecipazione a tutti, di cuore.